una notte di suggestioni ed emozioni con la passione di Cristo sulla collina. Nel piccolo paese di San Zeno, nel Venerdì Santo, è tornata così la 38esima edizione della rappresentazione della Via Crucis, un viaggio indietro di 2000 anni trafigurante in abiti storici, scenografie ispirate agli antichi romani e illuminazione con le fiaccole. Da allora la vita di Gesù era nelle mani di Pilato. Solo lui poteva decidere di Gesù. Vivere o morire, vivere o morire. La passione di Cristo sulla collina ha preso il via nel piazzale della chiesa con la rappresentazione delle prime scene, dalla cattura nell'orto degli olivi al processo da Ponzio Pilato. Poi il Calvario di Gesù, scandito da una processione lungo le vie del paese illuminate dalle torce. Tutta l'umanità, e tu compresa, vivrete proprio perché io morirò. Un percorso d'anello di circa un chilometro che ha fatto ritorno negli spazi adiacenti alla parrocchia dove si è svolta la scena più emozionante con la crocifissione di Gesù, il dialogo con i ladroni e il monologo finale che ha concluso la rappresentazione. Tu non eri nostro, fatto da me, da noi. Eri un dono di Dio. Quando verrà la sera, noi torneremo a casa. Ma tu non ci sarai, sarai col Dio, sarai col Padre. Lo pregherai per noi. Non piangere, Giovanni, trattieni il pianto, dolce Maria. La fede, la speranza, un po' d'amore, un brivido d'immenso, una donna, un bambino. E Dio si è fatto carne.